E dunque bisogna che ci convinciamo che ogni battaglia che noi portiamo avanti oggi nella società deve essere però inquadrata nella battaglia più generale di contribuire sin da questo momento a costruire una nuova società, che per noi è la società socialista, in cui sarà abolito lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, in cui l'uomo, ogni uomo, indipendentemente, diciamo, dalla sua provenienza sociale, quando nasce ha garantito l'assistenza, lo studio a tutti i livelli, il lavoro quando ha finito di studiare e dunque guadagnare quando necessario per vivere, la casa per potersi sistemare autonomamente, il tempo libero. Questo era garantito nei paesi socialisti fin quando non iniziassero, non parliamo del 1989 naturalmente, parliamo di quando si costruiva ancora il socialismo, cioè sino alla fine degli anni 50, perché poi col 20° congresso del 1956, dopo la morte di Stalin, l'Unione Sovietica, il governo dell'Unione Sovietica, il governo revisionista, opportunista, ha fermato il completamento della costruzione della società socialista e ha imboccato il cammino per ritornare alla società capitalistica. Ma sino ad allora i cittadini sovietici avevano, al momento della nascita, garantito questi diritti essenziali, fondamentali dell'esistenza dell'uomo. E noi dobbiamo ambire a contribuire oggi, perché poi si dovrà creare il momento storico in cui la classe lavoratrice ha la forza per poter abbattere questo sistema e dunque assurgere a governo, ad autogoverno della propria società. Ma noi oggi dobbiamo essere orgogliosi di poter dare un contributo perché questa nuova società quanto prima nella storia possa realizzarsi in Italia e in tutti i paesi, i paesi della terra. E dunque la rivoluzione socialista che è all'ordine del giorno del nostro paese, della nostra storia, perché fin quando sopravviverà il capitalismo rimane sempre all'ordine del giorno di grande attualità la costruzione della nuova società, cioè preparare il momento della svolta, e questo momento lo dobbiamo preparare sin da oggi, parlando con chi lavoriamo nella società, e se non siamo in grado di dare delle risposte cerchiamo di arricchire le nostre conoscenze storiche, leggiamo dei libri, ma non quello che scrive la borghesia, non quello che ci dice Berlusconi per televisione, voglio dire, o tantomeno Bersani o Prodi che c'era prima, perché oggi è pure difficile trovare i testi della verità storica, della lotta del movimento operaio per combattere il capitalismo e costruire la nuova società socialista. Da noi qui questa possibilità c'è, si tratta di perdere un po' di tempo, però è un po' di tempo prezioso, perché arricchiamo la nostra coscienza e abbiamo uno strumento in più per poter controbattere i nostri nemici, che sono i sostenitori, i rappresentanti della classe capitalistica. Parlando con i giovani, questi giovani oramai persi, annullati, possiamo dire, nella loro coscienza critica individuale, li vediamo nei pullman, li vediamo a scuola, senza orientamento, no? Un qualunquismo, non hanno le idee chiare, protestano ma senza capire la loro protesta cosa di buono può portare e cosa non può portare, quale protesta è giusta e quale non è giusta, quale promette, diciamo, vittorie e quali sconfitte. Ultimamente abbiamo visto questo dei licei, no? Il liceo classico e il liceo scientifico.
ragazzi buttati di qua e di là dal potere amministrativo e i quali ragazzi non sono in grado di prendere coscienza che il problema è politico. Se io mi presento tra quei giovani a parlare di politica, quelli mi dicono: ma che c'entra la politica? Ma questo che vuole? Da dove viene? Dall'altro mondo, no? Ti prendono pure in giro. E tutti noi sappiamo che il problema è politico, che se esiste questa situazione è perché abbiamo un certo governo nazionale, abbiamo un certo governo regionale e abbiamo un certo potere comunale, amministrativo. Dunque ecco anche qui l'esigenza di parlare con i giovani, con i lavoratori, con quelli che ci troviamo ad avere a che fare durante la giornata. Allora, per guardare in avanti, per credere nella rivoluzione socialista, per costruire una società nuova, più giusta, più umana, che valga la pena, in cui valga la pena vivere, diciamo, la nostra esistenza, da comunisti ci dobbiamo battere contro i falsi comunisti, cioè contro il revisionismo, contro l'economicismo, che significa, in questa fase di crisi, noi per televisione vediamo dei lavoratori di aziende che hanno chiuso o che licenziano, vengono intervistati e dunque parlano dei loro problemi, no? Del loro licenziamento, della loro miseria familiare. Ma io non ho sentito un lavoro, anche perché è anche vero che le televisioni e i giornali li vanno a cercare col lanternino, no? A chi devono fare le interviste, però non ho sentito un lavoratore parlare male di questo sistema.